Cari telespettatori, buonasera. La diocesi di Ariano è da qualche mese senza il suo vescovo. Monsignor D'Alise ha raggiunto la sua nuova sede, che è quella la diocesi di Caserta, e qui i fedeli ad Ariano sul Tricolle attendono praticamente il nuovo presue. Tante sono le invocazioni, tante sono le richieste, tanti sono i desideri dei fedeli di vedere praticamente coperta la sede vacante. Noi vogliamo parlare di questo argomento con Monsignor Antonio Blundo, che io ringrazio veramente di cuore per essere venuto qui. Monsignor Blundo è attualmente amministratore diocesano ed è praticamente quello che ha sulle spalle la diocesi. Si è recato a Roma recentemente a parlare in Vaticano. Con quali risultati, Don Antonio? Ecco, questa è la prima domanda. Quindi cominciamo dalla coda. Allora, in realtà, mi consenta di fare una premessa. Sono rimasto molto sorpreso della notizia che è stata data a questo mio viaggio a Roma. Ma non è la prima volta che sono stato a Roma per lo stesso motivo. Anzi, vorrei fare una specie di diario di queste puntatine. Allora, innanzitutto per disciplina, ho chiesto al Cardinale di Napoli, che è il presidente della Conferenza Episcopale Campana, di consentirmi questi passi. Lui ha ritenuto più opportuno che fossero i vescovi della Campania ad esaminare la cosa. Ma non ci fu proprio una unanimità. E alla fine mi sentii autorizzato a decidere per conto mio, per quanto loro fossero già stati informati. Ma innanzitutto andai dal nunzio apostolico. Il nunzio in Italia è l'ambasciatore della Santa Sede, per cui ritenni di fargli visita insieme alle due figure che non decadono in caso di trasferimento del vescovo, cioè il cancelliere diocesano e l'economo della diocesi. Siamo stati dal nunzio, ci ha accolti molto gentilmente, però il nunzio non ha poteri decisionali, per cui si limitò a dire che il lavoro che gli era stato chiesto, di intagine, di proposte, di eventuali soluzioni per la nostra diocesi, erano state già inviate ai dicasteri della Santa Sede già da luglio. E più di questo non poteva fare se non attendere con noi. In seguito, effettivamente, ho chiesto di essere ricevuto dalla Congregazione per i Vescovi. Possiamo paragonare la Congregazione a un ministero. Ecco, è l'istituzione incaricata di studiare le diocesi, l'andamento della fede nelle varie diocesi in tutto il mondo e quindi di decidere eventualmente il vescovo necessario. Senta, Don Antonio, mi scusi se la interrompo. Qui sul Tricolle, lei lo sa molto meglio di me, e nella diocesi c'è molta attesa, c'è attesa. Voi stessi dite, sacerdoti, dite, attendiamo quelle che sono le disposizioni superiori. La domanda che io le volevo fare era questa. Questa attesa inclina di più verso una risposta positiva, secondo lei, o inclina verso una risposta negativa? L'attesa diventa febbrile perché non sappiamo proprio da che parte penderà la decisione. In altri tempi avremmo atteso tranquillamente, come è avvenuto, in quanto ogni 4 anni di norma i vescovi si avvicendavano, ma stavolta siamo piuttosto preoccupati. Noi clero, e cerchiamo di evitare di esprimere così
distinto la nostra preoccupazione, proprio per non coinvolgere i fedeli. Potrebbero esserci stanchezze, disagi, agitazioni. Allora, di evitare tutto questo, la nostra preoccupazione è contenuta, ma è profonda, perché effettivamente questa volta non sappiamo come potrà concludersi la cosa. Ho capito. Con chi ha parlato a Roma? A Roma, in congregazione, ho parlato con il segretario, in quanto il prefetto è un cardinale, però al prefetto arrivano le conclusioni e propone poi le eventuali decisioni da prendere al Santo Padre. Ma il segretario è l'anima della congregazione, è stato molto gentile. È un vescovo brasiliano, molto aperto, mette subito a proprio agio e ci ha mostrato... I sudamericani vanno forte adesso, vanno forte. Ci ha dimostrato di conoscere a fondo le problematiche della nostra diocesi. Ma anche lì io ho intuito questo, che sono in ricerca di una eventuale decisione da prendere, perché è vero che il Santo Padre da subito ha fatto capire che i vescovi in Italia sono tantissimi. Poi c'è un precedente, il concordato, che chiede alla Santa Sede di sfoltire il numero delle diocesi. E se tanti anni fa si cominciò a metter mano, i criteri in realtà non possono essere assoluti per tutto il territorio italiano. E quindi anche se sono in ricerca, bisogna vedere se considerare la vastità del territorio, il numero degli abitanti, la vitalità di una diocesi, sono tante cose da considerare. Chi deve decidere? Quando vedremo sull'Osservatore Romano nuova provvista e giù l'elenco, vediamo diocesi italiane. Chi deve decidere? Quando la cosa è pacifica, si attende che il Santo Padre apponga la firma a quanto la congregazione ha inteso, non dico decidere, ma sottoporre definitivamente, e successivamente l'Osservatore Romano pubblica la nomina del nuovo vescovo. In questo caso, visto che bisogna preparare quella decisione, quella nomina o meno, con altre scelte, è chiaro che una consultazione più febbrile ci possa essere, quindi anche le conferenze episcopali, soprattutto quelle regionali, vengono coinvolte. E a tutt'oggi non si può dire che ci sia una decisione imminente. E stiamo veramente col cuore sospeso. Ho capito. Come viene scelto un vescovo? Un vescovo viene scelto dal clero secondo le necessità, le attese della diocesi a cui destinarlo. Allora, se una diocesi è di zona industriale, per esempio, probabilmente non si andrà a prendere uno studioso, ma un sacerdote che abbia doti di praticità, un sacerdote dinamico, oppure una diocesi da grandi tradizioni religiose, è chiaro, ha bisogno di una guida che custodisca questo tesoro, questo cammino ascetico della diocesi, del territorio. Insomma, bisogna che prima di scegliere si facciano tante considerazioni, si individuino persone, un gruppo di persone giudicato adatto, e poi sarà il Santo Padre a mettere la firma su un nome unico. Ho capito. Senta una cosa, ma è vero che Papa Francesco vorrebbe, come dire, diminuire il numero delle diocesi, non per un capriccio, ma per un'indicazione pastorale, chiamiamola così? Beh, quel che ha detto da subito, incontrando per la prima volta la Conferenza Episcopale Italiana, sarà stato distinto questa espressione, cioè siete troppi. E questo è stato letto come un desiderio del Papa di sfoltire al più presto il numero dei vescovi e delle diocesi.
ma assicurava il segretario della Congregazione per i Vescovi, Monsignor Montanari, che il Santo Padre non vuole eliminare diocesi, ma vuole che siano vive, che siano missionarie, che siano impegnate sul territorio. Questo è il desiderio del Santo Padre. Noi abbiamo cercato di dimostrare come la nostra diocesi, da una ventina d'anni a questa parte, veramente ha fatto passi da gigante quanto a vitalità, apertura al territorio. Ma queste sono parole nostre, bisogna vedere se saranno condivise. Ho capito. Senta un'altra cosa. C'è un dato di fatto al quale bisogna riferirsi. L'ho letto sull'Osservatore Romano. Il concordato, l'ultimo concordato fatto, prevede un abbassamento del numero delle diocesi in Italia. Sono troppe, praticamente, secondo quanto si dice. Allora, praticamente, come si va avanti in questa maniera, in questa situazione un po' di contrasto che c'è? E la CEI, per esempio, che cosa pensa di questa situazione? Allora, tempo fa si tentò di definire il numero delle diocesi in Italia secondo il numero delle province, ma questo è un criterio. Poi si è visto che non va bene per ogni parte del territorio italiano. Poi il pachiderma, che è così lento a camminare, si è fermato addirittura, ma adesso questo desiderio del Santo Padre rilancia forse la considerazione per sfoltire il numero delle diocesi in Italia. Quanto al resto, io personalmente non so come vorranno decidere. Certo è che gli accordi, anche tra Santa Sede e lo Stato, saranno presi di comune accordo per la buona pace dei cittadini e dei fedeli, perché non si vuole creare ulteriori tensioni, si vuole che la cosa avvenga in modo pacifico e per il bene, se possibile, dei cittadini. Senta, Don Antonio, che veste giuridica ed ecclesiastica assumerebbe una diocesi accorpata? Ovviamente, facciamo ipotesi. La diocesi accorpata, noi abbiamo l'esperienza nostra proprio. Fino agli anni Ottanta Ariano era diocesi a sé. Poi la diocesi di Lacedonia è stata unita, però sotto la giurisdizione di un solo vescovo, in realtà erano inizialmente due diocesi, e poi c'è stata la fusione, però tutto è avvenuto pacificamente. Se dovesse succedere anche questa volta, penso che anche questa volta ci saranno passi progressivi per lasciare tutto tranquillo. Quando fu istituita la diocesi di Ariano? Intorno all'anno 1000, poco dopo il 1000. E Lacedonia pochi anni dopo Ariano, quindi nel 1040 circa. È stata mai accorpata? Che lei ricordi? Io non sono uno studioso, ma non mi risulta, per quel poco che so, non mi risulta che Ariano sia stata mai accorpata ad altre. Quanti comuni ricomprende oggi la diocesi di Ariano Lacedonia? Attualmente sono 24 comuni, 20 in provincia di Avellino, 3 comuni stanno sotto la provincia di Benevento e uno in provincia di Foggia, Anzano di Puglia. Sono 24 comuni. Quante parrocchie vi sono e quanti sacerdoti operano? Sì, di parrocchie ne sono 43. I sacerdoti sono intorno a una cinquantina, compreso i religiosi, però la presenza dei religiosi fluttua secondo le esigenze dell'ordine da cui provengono. Senta, Don Antonio, da quanti anni lei è il più vicino collaboratore dei vescovi di Ariano?
dal tempo di Monsignor Davino. Allora, Monsignor Davino, quando arrivò in diocesi, al primo incontro con il clero, con la sua solita facezia, ebbe a dire di aver sognato che i preti dessero le dimissioni. In realtà lui aveva come suo desiderio questo disegno di rinnovare la diocesi anche in questo modo, dando un segnale di vitalità, trasferendo i vescovi e i sacerdoti da una diocesi, da una parrocchia all'altra. Questo avvenne dall'anno successivo e tra i trasferimenti comprese anche il mio. Io ero parroco di Villanova del Battista da 27 anni e mi chiese di tornare ad Ariano per collaborare più strettamente con lui. Da allora poi sono rimasto perché i vescovi successivi mi hanno confermato, si sa che il vicario decade con il trasferimento del vescovo, ma i vescovi successivamente mi hanno confermato questo incarico, li ringrazio. Io posso assicurare di essere stato un servitore fedele, non sempre capace però. Ecco, ed è come servitore fedele, questa è l'ultima domanda, qualche aneddoto, qualche ricordo particolare del suo rapporto con i vescovi, con gli ultimi, Pascarella, Darnisse, dato che i vescovi che mi hanno scelto sono stati tre, potrei dire, Monsignor Davino mi dava una sicurezza, anche perché ero alla prima esperienza, quindi mi sentivo forte della sua presenza, della sua guida, non perché mancasse quella degli altri, ma la caratteristica di Monsignor Pascarella è stato il rispetto veramente della persona, di qualunque persona, e questo metteva a proprio agio, si lavorava bene con Monsignor Pascarella. Monsignor Dalise era più movimentista e quindi bisognava seguirlo e lo seguivo con un certo affanno, ma devo dire che i 10 anni sotto la sua guida pastorale la diocesi ha fatto grandi progressi. E quale caratteristica aveva Don Antonio Brunto? Io sono così come mi vedete, non ho nessuna caratteristica particolare, sono normalissimo, eccessivamente normale. Eccessivamente normale. E su questa battuta, che è una battuta di umiltà, bisogna coglierla per quello che è, noi chiudiamo il nostro incontro con Monsignor Antonio Brunto. Volevo sottolineare, come dire, la disponibilità di questo sacerdote a parlare di queste cose, perché sono sempre cose che attengono alla Chiesa e bisogna guardarle sempre con un occhio di riguardo. Quindi lo ringrazio doppiamente per questo incontro. Avete sentito qual è lo stato degli atti per quanto riguarda la diocesi. Attendiamo comunque lo spirito positivo che è lo spirito di Papa Francesco. Ecco, e io ringrazio il regista Francesco Lignite per la collaborazione tecnica. A voi tutti buonasera.